venerdì, benvenuti a un nuovo appuntamento con Win City Sport Weekend. Ci troviamo come di consueto nei saloni della Sisal Win City di Piazza Trento 12 a Catena, che ci ospita ogni settimana per questo nostro appuntamento dedicato allo sport e al mondo delle quote. Una puntata ricchissima, avremo un ospite d'eccezione. Vi introduco subito il sommario, apriremo la puntata con il rugby, il Sei Nazioni che si è aperto la scorsa settimana. Vi avevamo introdotto la partita dell'Italia a Roma contro l'Inghilterra, purtroppo sconfitta per l'Italia sonora 46-15 contro gli inglesi. Andremo a vedere il turno di questo weekend con le partite di domani e anche con quella di domenica. Poi ci occuperemo di calcio con i massimi campionati italiani nella prima parte e andremo a vedere quello che è il programma e quelle che sono le sfide più interessanti dei vari campionati. Nella seconda parte, vi dicevo, un ospite d'eccezione, ma avrò il piacere, vi anticipo subito di chi si tratta, di intervistare il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, che è stato recentemente candidato alla presidenza della Federcalcio nell'assemblea elettiva del 29 gennaio scorso, che ha portato alla fumata nera, ovvero al commissariamento del calcio italiano. Poi ci occuperemo delle multipli suggerimenti che ho selezionato questa settimana sul calcio italiano per voi. Prima di aprire la rubrica del video dal web, che invece oggi dedicheremo allo sci proprio in onore delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, che si apriranno in Corea proprio quest'oggi. Si sono aperte anzi in Corea proprio quest'oggi. E poi il calcio internazionale con tutte le sfide dei campionati, dei principali campionati europei, il suggerimento del nostro amico quest'oggi è il turno di Stefano, e poi ancora sci in chiusura con le quote delle prime gare di sci alpino sia maschili che femminili. Dicevamo, apriamo con rugby questa settimana col Sei Nazioni, andiamo a vedere il programma subito di quello che è la seconda giornata del torneo internazionale, che si è aperto la scorsa settimana con una prima sconfitta purtroppo per i nostri colori, sconfitta con oltre 30 punti di distacco in casa a Roma contro l'Inghilterra per la squadra di Conor O'Shea. L'Italia che sarà impegnata domani in Irlanda, altra sfida molto complicata, infatti le quote sono impietose per gli azzurri, 1-0-1 addirittura la vittoria dell'Irlanda, che chiaramente è favoritissima, neanche a dirlo, mentre l'Inghilterra se la vedrà con il Galles, anche qui l'Inghilterra chiaramente favorita, mentre la Scozia ospiterà la Francia domenica. In questo caso anche la Scozia, padrona di casa, favoritissima, ma d'altronde sappiamo che il rugby è uno sport principalmente d'oltremanica, sebbene la Francia sia una squadra che ha tenuto sempre testa alle squadre britanniche. Vedremo l'Italia, quello che saprà fare, se riuscirà a limitare i danni, questa volta contro l'Irlanda. Andiamo a vedere invece delle quote molto interessanti che riguardano la vincente del torneo Sei Nazioni, che favorita l'Inghilterra anche dopo la vittoria sonante della scorsa settimana all'Olimpico di Roma. L'Inghilterra che è quotata 1,80, mentre l'Irlanda 2,50, quindi l'avversario di domani dell'Italia è comunque considerata tra le papabili al successo finale del Sei Nazioni. Italia addirittura quotata 500, sappiamo che l'Italia spesso e sovente è arrivata ultima in classifica, infatti a proposito di ciò è abbastanza irrisoria la quota 1,05 l'Italia per quel che riguarda la conquista dell'amaro cucchiaio di legno, mentre la squadra che si avvicina di più è la Francia a 10. Speriamo che invece l'Italia possa fare una bella figura nelle prossime partite e possa, ci auguriamo, ottenere un successo che manca nel Sei Nazioni da diverse stagioni. Vedremo quello che succederà nel rugby internazionale. Passiamo al calcio di casa nostra. Apriamo il quadro della Serie A subito con le sfide che si giocheranno domani e domenica. L'apertura con Spal Milan, partita che si giocherà domani alle 15. Milan che arriva da 3 vittorie e un pareggio nel girone di ritorno, quindi un filotto di risultati utili. Poi il programma prevede Crotone-Atalanta e Napoli-Lazio, questo per quel che riguarda le sfide di domani. Napoli-Lazio, sfida di cartello di questa giornata. Poi a seguire domenica Sassuolo-Cagliari, Sampdoria-Hellas-Verona, Inter-Bologna, vedremo se l'Inter dopo 8 partite riuscirà a tornare al successo. Poi Chievo-Verona-Genoa, Torino-Udinese. La Roma invece avrà il turno presumibilmente semplice in casa domenica sera contro il Benevento. Vedremo cosa riuscirà a fare la squadra di Francesco, anch'essa sicuramente reduce da un periodo poco fortunato. In Serie B il programma prevede invece, sono tutte sfide che si giocheranno domani, domenica, e poi col posticipo di lunedì sera che sarà Palermo-Foggia.
Domani il turno si apre con Provercelli Brescia, Avellino Cesena, Carpi Cremonese, Ascoli Empoli, Bari Frosinone. Questa è una sfida interessante per le sorti dell'alta classifica. Pescara Salernitana, Ternana Entella, Spezia Venezia, Parma Perugia, sfida dal sapore antico di Serie A, Cittadella Novara. Come vi dicevo, il posticipo del lunedì sera, il Monday Night, sarà Palermo Foggia. Palermo che deve rifarsi dal 4-0 pesante subito in casa dell'Empoli. Concentriamoci sulle sfide, sulle singole sfide, però apriamo dalla Serie C. Vi ricordiamo quella che è la situazione dei vari campionati: il Livorno guida nel girone A, il Padova nel girone B, mentre il Lecce è capolista del girone C nello scontro continuo contro il Catania. Sempre 4 punti di distacco fra le due squadre. San Benedettese Reggiana, sfida che vede la San Benedettese favorita. In questo caso vi suggeriamo un under a 1,50, potrebbe essere sicuramente comodo per quel che riguarda questa sfida di terza serie. Altra sfida su cui ci concentriamo è Casertana-Trapani. In questo caso invece vi suggeriamo un over che ha una quota molto alta, mentre la vittoria del Trapani è 1,95. Veniamo invece alle singole sfide di Serie A. Vi menzionavo prima Napoli-Lazio, il Napoli favorito 1,65, è una sfida che prevederà sicuramente diversi gol, almeno questo suggeriscono le due squadre. Gol a 1,59, over a 1,57, sempre in Serie A. Altra sfida importante in chiave salvezza invece è Sassuolo-Cagliari. Sassuolo favorito con una quota di 2,10, ma occhio al Cagliari che fuori casa spesso riesce a fare dei risultati importanti. Quota 3,70, in questo caso il gol è quotata 1,76. Chiudiamo invece con la Serie B per questa prima parte, con la sfida fra Parma e Perugia. Vi dicevo, una sfida dal sapore antico di Serie A, due squadre protagoniste negli anni addietro nella massima serie. Parma che deve tornare al successo dopo la sconfitta della scorsa settimana, 1,80, mentre la quota over è a 2. Quindi questi sono i nostri suggerimenti sulle singole sfide per quel che riguarda i tre campionati. Ci fermiamo qui, apriremo la seconda parte, come vi dicevo, con l'intervista a Damiano Tommasi. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista, e anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Del nostro appuntamento odierno, che apriamo subito con un ospite d'eccezione, un ospite graditissimo, il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi. Buongiorno presidente. Buongiorno. Grazie mille per la sua disponibilità in un momento importante, vista la recente assemblea elettiva che non ha portato un presidente della Federcalcio, ma bensì a un commissariamento. Partirei subito da questo, presidente. Intanto le chiedo come sta il calcio italiano. Sicuramente non bene dopo la mancata qualificazione ai mondiali e dopo un commissariamento che, anche lei ha ribadito, si poteva evitare. Sì, diciamo che siamo convalescenti. Abbiamo affrontato questa sconfitta sportiva sul campo con le elezioni e non siamo riusciti a dare una risposta adeguata a questo evento, e oggi ci troviamo convalescenti cercando di mettere insieme i pezzi e soprattutto cercando di rimettere mano a quel progetto sportivo del quale forse un restyling è necessario. Le chiedo, presidente, lei è rimasto in una posizione equidistante dagli altri due candidati e ha ribadito che qualunque accordo con voi dell'Assocalciatori avrebbe dovuto portare alla sua elezione. Oggi si sente di ribadire ciò, nel senso non c'era alcuna strada per poter arrivare a un qualunque tipo di accordo? Ma
situazione era delineata da qualche settimana, e dal momento in cui abbiamo deciso, i calciatori hanno deciso di candidare me, e quindi abbiamo deciso di proporre una candidatura, come era stata l'occasione di Demetrio Albertini, era perché gli attori in campo non ci davano quell'idea e quella sensazione di andare verso il cambiamento. E poi la situazione in assemblea si è delineata ancora più chiaramente nel momento in cui poi non siamo andati al ballottaggio e abbiamo ritenuto di non dover appoggiare nessuno dei due, perché come era stato detto già in precedenza, con la mia candidatura nessuno dei due ci sentivamo di appoggiare per pensare che ci potesse essere quel cambiamento necessario in un momento storico come questo, e così abbiamo fatto in assemblea. Abbiamo e ho personalmente poi posto le condizioni di un accordo eventuale sulla mia presidenza, perché solo in quel ruolo ci si poteva sentire forse tutelati o comunque in grado di poter dare quell'impulso al cambiamento di cui c'è bisogno. Quindi così è stato, e poi alla fine purtroppo si è arrivati al commissariamento. Dico purtroppo perché vuol dire che non siamo riusciti a trovare quell'accordo e a trovare dentro la federazione le soluzioni ad un momento che sicuramente avrebbe bisogno dell'apporto di tutti e sicuramente avrebbe bisogno di una risposta interna. Le chiedo, c'è il rischio che questo interregno di Fabbricini, del commissario, possa durare anche più a lungo dei 6 mesi che si paventano? Ma non so, sicuramente in 6 mesi si possono fare tante cose e soprattutto si può rimettere mano anche a un'eventuale nuova candidatura che possa avere il sostegno di tutte le componenti del calcio, però non so quale sia la volontà da parte del commissario, perché non abbiamo avuto ancora modo di sentirci, di vederci, e soprattutto quali sono i passi che vuol compiere da qua ai prossimi 6 mesi, posto che insomma, la soluzione in Serie A si sta cercando e ci sono delle norme importanti da approvare che sicuramente andranno fatte prima dei prossimi 6 mesi, riguardano le licenze nazionali, riguarda eventuali progetti federali sul Club Italia o come le seconde squadre, che non vorrei si perdesse ulteriore tempo, quindi con o senza commissario credo che ci si possa mettere mano, e visto che alcune cose erano in tutti e tre i programmi dei candidati, quindi credo che non ci sia problemi a trovare la convergenza da parte di tutti sui progetti sportivi di cui il nostro movimento ha bisogno. Quindi se questo si riesce a fare entro 6 mesi, soprattutto trovare una leadership che vada bene a tutti e che possa portare avanti i progetti federali, non credo che ci sia bisogno di avere altri mesi di commissariamento. Benissimo, in chiusura le dico, diciamo in maniera grafica, auspica chiaramente anche un ricambio generazionale di quello che è l'aspetto tecnico, ovvero i calciatori che saranno protagonisti con la maglia alla nazionale nel prossimo quadriennio, o che diciamo quadriennio perché riguarderebbe il prossimo europeo e i prossimi mondiali in Qatar. Ma la presenza dei calciatori nelle istituzioni? Sì, proprio la presenza e la selezione dei calciatori, ovvero un ricambio generazionale con i tanti giovani che già probabilmente Gigi Di Biagio, chiamato in questa fase a guidare la nazionale, probabilmente comincerà ad inserire. Sicuramente il tema della nazionale è importante, bisogna anche capire come mettiamo nelle condizioni i giocatori in Italia di formarsi e soprattutto la continuità che riusciamo ad avere nelle squadre di club dei giocatori che poi sono nel giro della nazionale. Sono tutti aspetti che vanno affrontati da un punto di vista sportivo prima che amministrativo, e questo mi auguro che si faccia più presto. Poi sappiamo che l'Italia anche nei momenti di difficoltà poi riesce a tirare fuori le risorse più importanti, e questo è l'auspicio anche in vista del prossimo europeo. Benissimo Presidente, io la ringrazio molto, è stato chiaro e ha ribadito quelle che erano insomma le impressioni immediatamente dopo l'assemblea elettiva, che non ha portato a nulla. Le auguriamo un buon lavoro e speriamo possa essere un futuro roseo per il calcio italiano, così come non è stato recentemente. Grazie Presidente Tommasi.
Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. Un ringraziamento speciale a Damiano Tommasi, che è stato uno dei candidati alla presidenza della Federcalcio proprio nell'assemblea elettiva, come dicevamo con lui, del 29 gennaio scorso. Noi passiamo subito al prossimo argomento, ovvero cominciamo ad aprire il capitolo che riguarda le multiple. E apriamo con la prima multipla sul calcio italiano, che abbiamo ritagliato sulla Serie A e la Serie B con alcuni incontri di questi due campionati. La vediamo subito, vi suggeriamo l'over di Napoli-Lazio, partita che si prevede spettacolare a 1,57, interessante l'1 del Torino contro l'Udinese a 1,90, così come l'1x del Chievo sul Genoa a 1,49. In Serie B gol di Avellino Cesena, il 2 dell'Empoli ad Ascoli, Empoli secondo in classifica. Altro over, altra partita che si preannuncia spettacolare, Pescara Salernitana, anche qui l'over a 1,57, la quota di quasi 25, quindi quota anche in questo caso abbastanza alta. Altro suggerimento, altra multipla, questa volta sulla Serie B e la Serie C, l'X di Carpi Cremonese, l'under 2,5 di Spezia Venezia e l'1X della Ternana sull'Entella, mentre in terza serie l'1 del Catanzaro sulla Sicula Leonzio, quota di 2,10, così come l'over tra Casertana e Trapani, che potrebbe uscire anche un po' a sorpresa, e l'1 del Livorno, capolista del girone A, a 1,45 sul Ponte d'Era. Qui la quota è molto più alta, 38 e 32, quindi quasi 400 euro con 10 euro messe sul piatto. Prima di andare avanti, noi salutiamo i radioascoltatori di Radio Studio Centrale che ci seguono ogni settimana e gli diamo appuntamento fra 7 giorni, sempre alla stessa ora. Continuiamo invece con quello che è la scaletta di questo nostro appuntamento, con la rubrica Il Video dal Web. Questa settimana l'abbiamo voluto dedicare allo sci, perché si apriranno oggi ufficialmente le Olimpiadi invernali di Pyeongchang in Corea, tra l'altro con una delegazione azzurra molto folta, 92 nazioni in competizione, e vogliamo dedicare il video di questa settimana a un grande ex campione dello sci italiano, Alberto Tomba, che ha conquistato anche degli ori olimpici, nella fattispecie, nelle immagini che stiamo anche vedendo, l'oro olimpico ai giochi olimpici, 15esimi giochi olimpici di Calgary in Canada nel 1988, l'oro nello slalom gigante, poi ripetuto 4 anni dopo. Il campione più che sta più a cuore agli italiani per quanto riguarda gli sport invernali, Alberto Tomba, che ha vinto anche una coppa assoluta in Coppa del Mondo e 8 coppe di specialità. Lui era, oltre a essere un campione sugli sci, era anche un personaggio estroso che davvero amava la vita e si faceva amare dagli sportivi e non. Quindi lo ricordiamo, e con questo auguriamo in bocca al lupo a tutti gli sportivi, gli sciatori e non azzurri, che da oggi saranno in competizione in Corea. Passiamo invece adesso al calcio internazionale. Come di consueto nell'ultima parte ci occupiamo di calcio internazionale. Apriamo con l'Inghilterra la Premier League. Subito vediamo il programma delle partite di questo weekend. Apriamo con Tottenham Arsenal, una partita di cartello che si giocherà domani alle 13:30 all'ora di pranzo, e poi il programma prevede Stoke City contro Brighton, West Ham Watford, Everton Crystal Palace, Swansea City Burnley, Manchester City capolista che ospiterà il Leicester, l'Huddersfield invece se la vedrà col Bournemouth, Newcastle Manchester United, Southampton Liverpool, mentre il Chelsea di un traballante Antonio Conte, che ha perso contatto con le prime posizioni ormai in maniera irrecuperabile, se la vedrà lunedì sera nella sfida contro il West Bromwich. In Liga Spagnola procediamo con il programma del calcio internazionale. Queste le partite: Villarreal Alaves, Malaga Atletico Madrid, Leganes Eibar, Real Madrid Real Sociedad. Questa è una partita che potrebbe riservare davvero tanti gol anche in questo caso. Siviglia contro Girona, Barcellona Getafe, Celta Vigo Espanyol, Valencia Levante. Chiude il turno Deportivo La Corugna contro il Real Betis. Andiamo di filotto e passiamo alla Bundesliga, 22esima giornata. Hannover Friburgo, Hoffenheim Magonza, Eintracht Francoforte Colonia, Borussia Dortmund Amburgo, Bayer Leverkusen Hertha Berlino, Bayer Monaco Schalke 04, Stoccarda Borussia Mönchengladbach. Chiude il turno domenica pomeriggio Werder Brema contro Wolfsburg. Chiudiamo il quartetto dei campionati europei che andiamo ad attenzionare ogni settimana con la Francia, la 25esima giornata che domani vedrà il Paris Saint-Germain impegnato a Tolosa. E poi il programma prevede Guingamp Caen, Metz Montpellier, Bordeaux Amiens, Dijon contro Nizza, Angers Monaco, Strasburgo Troyes,
Nantes-Lilla, chiude il turno l'Olympique Lione a caccia del secondo posto del Marsiglia contro il Rennes nel posticipo della domenica sera. A proposito di campionati europei, andiamo a vedere quella della multipla che questa settimana ci ha mandato Stefano proprio sul calcio europeo, su tutti i campionati che abbiamo presentato proprio poc'anzi. La vediamo subito in grafica, multipla che si apre con l'1 del Lione appunto contro il Rennes a 1,53, il gol di Bayern Monaco Schalke 0,4, Valencia contro Levante e Siviglia-Girona sono due partite che potrebbero concludersi, come ci suggerisce Stefano, con la vittoria delle due squadre di casa e poi la vittoria esterna invece del Liverpool contro il Southampton e gol del big match del campionato inglese di questa settimana, ovvero Tottenham contro Arsenal per una quota di 20, quindi anche una multipla interessante in questo caso. Ci auguriamo possa essere fortunata, ci auguriamo che per Stefano possa essere la volta giusta. Grazie, lo ringraziamo per il suggerimento. Chiudiamo la pagina del calcio e riapriamo per certi versi quello dello sci. Vi dicevamo, si aprono oggi le Olimpiadi invernali di Pyeongchang in Corea. Programma dello sci alpino che si apre con la discesa libera maschile. Vediamo quello che sono le quote dei favoriti, sicuramente fra tutti Fuez a 3,50 e Svindal a quota 5, gara che si disputerà nella giornata di domani. Dominic Paris a 7,50 per quel che riguarda i rappresentanti italiani, Christoph Inerhofer a quota 16, quindi se volete azzardare qualcosa in più vi suggeriamo di puntare sugli atleti azzurri. Noi ce lo auguriamo che possa essere sin da subito una Olimpiade invernale a forte tinte azzurre, mentre nel panorama femminile dello sci alpino la prima gara in programma è lo slalom gigante, in questo caso le favorite sono la Schifrin a quota 3 e la Resensburg a quota 4, mentre Sofia Goggia ha una quota alta di 16. Più favorita invece previsto, almeno così, dalle quote di Sisal Match Point, Federica Brignone a 7,50, anche in questo caso in bocca al lupo alle rappresentanti azzurre. Con questa notizia di sci era giusto dedicare una parentesi allo sci, visto e considerato che è il giorno dell'inizio delle Olimpiadi invernali. Noi ci fermiamo per questa settimana. Wind City Sport Weekend si chiude qui, torneremo come di consueto la prossima settimana con gli appuntamenti canonici alle 22.30 su Radio Studio Centrale e alle 22.45 su Tele One. Per quest'oggi è tutto, ci ritroviamo la prossima settimana.